Non possiamo pensare che in un paese come l'Italia, che appena una generazione e mezzo fa ha avuto la guerra civile perché non erano solo i partigiani contro i tedeschi, erano i partigiani italiani contro i repubblichini fascisti italiani. Non è che puoi pensare che una cosa del genere passa in 10 minuti. Togliatti fece una cosa geniale. Ne sono passati 90, tra 90 così e 10 come minuti. Ma come mai? Tu come ti spieghi che in Francia 90. Succede la stessa cosa? Come ti spieghi che persino in America l'antifascismo, e se uno dice sei fascista in America, lo dicono molto più di noi gli americani, sì. Molto spesso usano sì. Fascist per dire un po' di destra. Non è che noi possiamo pensare, siamo stati il paese che ha inventato il fascismo. I miei nonni e i vostri nonni e sono stati in quel regime lì, abbiamo fatto un danno che ha rischiato di portare la civiltà europea un secolo fa. Fammi come quelli che dicono io non ero nato quando c'è stato il PC, non so cosa è il fascismo, ma non dico che è stato un secolo fa, le stupidaggini, vedi che le dici, andiamo. Ma Dio santo! Ma che c'entra Dio, mo? L'antifascismo in Italia fu guidato dai comunisti. Cosa terribile che non va detta. No, non bisogna dirlo. Che paietta si è fatto. Gli azionisti, perché dici Bubi, così? Ma non fai parlare a Fetti, non fai parlare a me. Fratelli Rosselli, insomma, ma come fai la resistenza è difficile che l'abbia fatta perché i fascisti l'hanno ammazzato, mi pare, nel 26, a bastonate. Sì. Va bene. Quindi la resistenza in Italia è stata guidata fondamentalmente in parte dai socialisti, in parte dagli azionisti, ma fondamentalmente dai comunisti, che peraltro hanno pagato un prezzo altissimo. Pajetta ha fatto 17 anni, Terracini ha fatto 18 anni, Gramsci, il capo Vittorio del partito, Fone è stato ucciso, altrettanti. Vittorio Fone ha fatto altrettanti, e non credo che fosse poi così poco antifascista. Io l'ho visto qualche volta il 25 aprile, mi è capitato di vedere anche Vittorio Foa sul palco del 25 aprile. Se poi dobbiamo stabilire che dobbiamo cancellare quella data e dobbiamo cancellare la politica perché c'erano i comunisti, ditecelo e aboliremo il 25 aprile e diremo l'Italia è un paese non antifascista e che è anticomunista, che non so, che lo cancelliamo. Non si può perché auspica questo di uno. Chi è che auspica questo? Vittorio ha appena detto che lui Vittorio appartiene a un'altra tradizione culturale. Ma io non riesco. Oggi la Russa ha detto l'antifascismo non è in Costituzione. Che vuol dire non è in Costituzione? È una cretinata, no? La Russa ha detto la quinta cretinata in una settimana o no? Ma intanto devo dire che a me di questa celebrazione non importa niente. Non ho mai partecipato e non parteciperò mai. Però mi piacerebbe far sapere al nostro pubblico che il primo presidente della Corte Costituzionale è la stessa persona che scrisse le leggi razziali, diciamo così, per conto del Duce. Quindi tutto questo antifascismo che viene predicato in questo momento, un tempo non esisteva, visto e considerato quello che ho detto. E poi anche altri parlamentari illustri come Fanfani, come Gronchi, furono fascisti, ma nessuno allora osava, diciamo così, attaccarli. Oggi basta che tu dica che voti per Fratelli d'Italia, sei fascista. Quindi è cambiato il clima e quindi questa festa rischia solo di diventare un altro elemento divisorio fra italiani, ma non tra fascisti e antifascisti, perché i fascisti sono morti quasi tutti 70 anni fa o negli anni successivi, quindi non ce n'è più neanche uno. Quindi l'antifascismo è un'operazione retorica, è una operazione retorica conformistica. Scusa, c'è qualcuno che io non ho proprio la smania di parlare, se chi mi parla addosso mi prende la parola io gliela dono subito. No, invece vorrei che finissi, Vittorio Feltri, perché invece è interessante, tu dicevi fascisti e antifascisti non ci sono più. No, non esistono. Io non so, sono nato nel 1943, quindi quando sono nato io il fascismo c'era ancora, ma mi sembra che sia durato solo un paio d'anni, poi io non ho mai respirato aria fascista.
e non ho mai riconosciuto un fascista vero se non di tipo folcloristico. Oggi non esistono più i fascisti, ma soprattutto non esiste più il pericolo fascista, e impostare delle campagne come fa la sinistra sull'antifascismo non è, diciamo, sbagliato, è ridicolo e non serve a niente, e serve solo agli ex comunisti, ai comunisti e a quella gente lì per sciacquarsi la bocca e per contrastare un'opposizione che è molto più forte e provveduta della sinistra.